Salve e bentornati. Innanzitutto, buon anno, buon 2018. Noi proseguiamo con il ripercorrere alcune delle iniziative salienti di cui è stato protagonista appunto CONAI nel corso dello scorso anno. A Treviso si è svolta ad esempio la Dunata degli Alpini, durante la quale è stata organizzata una raccolta differenziata su misura e resa possibile anche dal contatore ambientale predisposto proprio da CONAI. E allora torniamo a Treviso, alla conferenza stampa del bilancio del progetto, per sentire com'era andata. Un successo. La Dunata Nazionale degli Alpini, giunta alla 90ª edizione, svoltasi lo scorso maggio a Treviso, ha confermato la città veneta come una delle realtà italiane più virtuose in fatto di raccolta differenziata. 650.000 presenze, 480 tonnellate di rifiuti raccolti, di cui il 60% in modo differenziato. Il Consorzio Nazionale Imballaggi, mettendo anche a disposizione il contatore ambientale utile a valutare i benefici generati dalla raccolta, ha sostenuto l'iniziativa, promossa anche da Contarina e Comune di Treviso. Credo che i risultati che abbiamo avuto sono risultati veramente incoraggianti e che valutiamo molto positivamente. La città di Treviso è abituata a raggiungere record dell'85% di raccolta differenziata e volevamo sostanzialmente che questa Dunata, pur avendo presenze esterne, magari di realtà che non hanno l'abitudine a fare la raccolta differenziata, volevamo comunque proporre una raccolta differenziata durante la Dunata ed avere dei risultati importanti. Una soddisfazione enorme, già l'85% che dimostra una sensibilità fantastica nei confronti dell'ambiente da parte dei cittadini, e questo poi confermato da una gestione straordinaria della Dunata, perché 650.000 persone che conferiscano con consapevolezza i propri rifiuti, e si arriva a un 67% di raccolta differenziata, è veramente un risultato straordinario. Tra i risultati presentati da CONAI attraverso Elisabetta Bottazzoli, ricordiamo i circa 50.000 euro risparmiati grazie al mancato avvio, a smaltimento o conferimento in discarica dei rifiuti raccolti, le 175 tonnellate di materie prime vergini risparmiate, le 193 tonnellate di materie secondarie prodotte, le 312 tonnellate di rifiuti in meno da smaltire e il mancato sprigionamento di 250 tonnellate di anidride carbonica. Un bilancio certamente più che positivo anche per gli stessi alpini protagonisti della manifestazione. Questa Dunata qua abbiamo trovato la disponibilità delle amministrazioni, soprattutto della Contarina. E siccome Treviso è la città più riciclona d'Italia, mi dicono, non potevamo noi non fare una Dunata all'insegna del riciclo, e penso che il risultato l'abbiamo raggiunto. Abbiamo voluto considerarlo come un progetto pilota, anche perché qui siamo in una realtà dove la raccolta differenziata, i risultati sono già estremamente significativi, però ci interessava fare un passo in avanti rispetto a quello che normalmente cerchiamo di fare nelle altre regioni, cioè dare evidenza ai cittadini che già sono molto interessati, voglio dire, a queste iniziative, di cosa succede con tutto ciò che loro raccolgono in modo separato in termini di riprodotti. Questo contatore consente proprio di fare questo. È quello che abbiamo fatto all'Expo, è quello che abbiamo fatto anche con la riunione degli alpini a Pordenone, e faremo anche qua. Uno stand rinnovato, tanti bambini e il tema del riciclo di classe come filo conduttore. CONAI era presente come protagonista anche al meeting di Rimini lo scorso settembre. Vediamo. Una casa del riuso e del riutilizzo. CONAI è stata presente al meeting di Rimini con un vero e proprio mini quartiere dedicato innanzitutto ai più piccoli e costruito sul valore del connubio raccolta differenziata, riciclo, binomio che il Consorzio Nazionale Imballaggi ha da sempre letto a proprio percorso istituzionale. Meno istituzionale, questo stand realizzato pensando alla valorizzazione del gioco dei bambini che hanno potuto trovare spazi a proprio piacimento per guardare video, ma soprattutto per lanciarsi in fantasiose costruzioni con materiale proveniente appunto da riciclo, divertendosi e imparando. Che cosa? Adesso stiamo lavorando assieme a quest'opera collettiva, appunto basata sull'utilizzo o il riutilizzo di materiale, di rifiuti rimballo. Cosa stanno chiedendo i bambini? Chiedono qualcosa? Cosa chiedono i bambini? Beh, chiedono da cosa nasce cosa, forse alla fine. Vale a dire da questi materiali cosa potremmo ricavare poi. Tappi, sughero, qualsiasi materiale diventava gioco tra le loro mani per il divertimento ed il piacere di un'informazione diversa anche di chi li ha accompagnati allo stand. Ha accompagnato suo figlio o sua figlia? Sì, i miei due bambini di 7 anni, di 5 anni.
Nicola sta facendo il missile spaziale, quindi giocando imparano tutte queste cose e anche a casa sono attenti perché alle volte è la bambina che mi dice: ma no mamma, guarda che hai sbagliato, quello va nella carta. Che cosa sta insegnando ai suoi figli? Si sta cercando di insegnare come recuperare le cose e poi i nuovi prodotti da che cosa nascono, che quindi non per forza la materia prima è qualcosa di nuovo, ma può essere qualcosa di riciclato. Soddisfazione ed orgoglio anche delle nonne che, due passi nel quartiere Conai, lo hanno fatto volentieri per vedere i propri nipoti all'opera. Mi fa veramente piacere che i bambini possano partecipare a queste cose. Le mie due nipotine, passando di qua, hanno visto il vostro stand e mi hanno proprio chiesto di poter partecipare a questo gioco e quindi oggi siamo arrivati alle 11. Quest'anno abbiamo deciso di dedicarci all'educational, quindi fa parte di un progetto che abbiamo con il Corriere della Sera già dallo scorso anno, che mira proprio a fare delle azioni nei confronti dei bambini, soprattutto sull'importanza della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti di imballaggio. E allora abbiamo deciso di dare seguito a questa attività organizzando questo stand dedicato ai bambini che possono toccare con mano, come è giusto che i bambini facciano, su quello che è possibile fare per trasformare quello che è un rifiuto di alluminio, di acciaio, di legno, di plastica, eccetera, in qualcosa di nuovo. Grazie per averci seguito, noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana quando torneremo con le edizioni tradizionali. Grazie quindi ancora per averci seguito ed arrivederci.